negli anni della Prima Repubblica il nome che spuntava sempre, ma non lo spuntava mai, era quello di Fanfani. Io per la verità non ho fatto nessuna corsa, ogni tanto mi hanno buttato fuori, con la storia del rieccolo. Ieri si diceva rieccolo, oggi si dice evergreen, i sempreverdi che vanno bene per tutte le stagioni, soprattutto quelle di passaggio. Vedi alla voce Giuliano Amato, l'uomo che ha traghettato il governo del paese dalla prima alla seconda repubblica, due volte presidente del Consiglio, ministro, vicepresidente della Consulta. Da quasi 30 anni sulla breccia per il Quirinale. Nel 92, quando aveva poco più di 50 anni, fu Craxi ad azzardare il suo nome per la presidenza della Repubblica. Nel 2015, ai tempi del patto del Nazareno, era il candidato che Berlusconi aveva proposto al segretario del PD. Renzi disse no e fu Mattarella. È uno dei miei migliori amici. Abbiamo lavorato insieme, ma quando dico insieme intendo proprio insieme, ed è una persona ottimamente scelta. Quelle per il Quirinale sono porte girevoli. Una volta si esce di gioco, l'altra si rientra in pista. Lo sa bene Romano Prodi, che nel 2013 era a Bamako quando Bersani lo chiamò per dirgli che avevano deciso di puntare su di lui. Impallinato, come è noto, dai 101 franchi tiratori, lui dice di non essere ormai più della partita. Quelli ci sono ancora, anzi, secondo me hanno fatto figli e nipoti. E però, se dalle larghe intese si dovesse passare ai candidati di bandiera, quello di Prodi per il PD di Enrico Letta sarebbe sicuramente un nome da spendere. Ci sono poi anche le new entry che sanno di evergreen, vedi Pier Ferdinando Casini, il più giovane dei grandi vecchi della Prima Repubblica. In Parlamento dal 1983, passato dalla DC a Berlusconi, dal centrodestra al centrosinistra. Guarda a lui chi sogna la rinascita di un grande centro. E Matteo Renzi ha ammesso che tocchi a lui anche stavolta dare le carte, si candiderebbe ad esserne il kingmaker. Russo Virgolino 16, Bonino 15. C'è sempre la possibilità che stavolta al Quirinale salga una donna, suggerirlo è un altro grande classico. Qualcuno fa il nome di Marta Cartabia, altri quello di Rosi Bindi. Chi nel 99 ha rischiato di diventarlo davvero è stata Emma Bonino. Erano i giorni della campagna Emma for President. Bonino era la candidata più amata dagli italiani, poi fu scelto Ciampi. Ma nel segreto dell'urna c'è sempre qualcuno che ripropone il suo nome. Rodotà 17, Bonino 2.